Nel giro di appena 48 ore, un'altra emergenza è stata fronteggiata nella zona prossima al porto di Termoli, dopo la chiusura dell'area di parcheggio sottostante il muraglione del Borgo Antico di domenica scorsa. In questa circostanza, sempre su segnalazione relativa ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli, interdetto il transito sulla ciclopedonale, l'opera non ancora ultimata che collega il parco comunale proprio all'area del porto turistico Marina di San Pietro in Viale Marinei d'Italia. Un provvedimento causato dal cedimento della scarpata che poneva pericoli per l'incolumità. La strada ciclopedonale è un'opera pubblica avviata da alcuni anni che ha vissuto modifiche progettuali dopo l'abbandono del mini tunnel che avrebbe dovuto collegare il parco a Rio Vive e che tuttora non ancora viene consegnata definitivamente. Proprio nei giorni scorsi la Regione Molise ha autorizzato la proroga dei termini di concessione del finanziamento, che risale al 2019. Nel gennaio 2021 l'amministrazione chiese di procedere con la variazione progettuale, considerato che il progettista incaricato sollevò delle criticità nella realizzazione del tunnel previsto nel progetto, riferite in modo particolare all'intervento di messa in sicurezza del cossone ferroviario nelle modalità richieste da Rete Ferroviaria Italiana, che rendevano l'intervento economicamente non più fattibile. La variazione progettuale ha previsto la soluzione alternativa a tunnel, attraverso la realizzazione del percorso ciclopedonale a raso, collegando l'interno del parco comunale al litorale di Rio Vivo e quindi al Borgo Antico attraverso Viale Marinei d'Italia, il tratto chiuso in queste ore.